Buonasera gentili telespettatori, ben ritrovati a questa nuova puntata di Prima News Focus che abbiamo voluto cominciare con queste belle immagini per ricordare un anniversario davvero importante di quest'anno che sono i 30 anni del Banco Alimentare, l'associazione che si occupa di raccogliere e ridistribuire le eccedenze alimentari. Noi questa sera abbiamo come ospite insieme a noi il presidente del Banco Alimentare del Piemonte, Salvatore Collarino. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera. Un anniversario importante: 30 anni sono tanti, è una storia. Beh, certo, è una storia che è iniziata un po' in sordina: un gruppo di amici sull'onda di un'esperienza nata qualche anno prima, non tanti anni prima, a Milano, in Lombardia hanno deciso di riproporre anche qui nel nostro territorio questa, questo momento iniziale di dedicare del tempo alle persone in difficoltà, raccogliendo del cibo, cibo che altrimenti sarebbe andato sprecato e man mano questa, questa idea si è sviluppata, si è ingrandita fino a diventare oramai adulta, direi un'opera totalmente adulta. È cresciuta tanto in questi anni. Sì, è cresciuta tanto, devo dire oramai... Siamo un'attività un veramente che macina anche molti numeri, grandi risultati, grandi iniziative. e In questi anni la nostra attività si è diramata in tutto il territorio, anche regionale. Tant'è che abbiamo quattro sedi provinciali: Aste, Cuneo, Novare e Biella, anch'esse fonte di un'attività che si basa in modo esclusivo su volontari che però danno una presenza nei territori importante anche in termini di supporto alle tante opere di carità che lì trovano la vita. Ecco, stiamo vedendo delle immagini anche eh, di alcune delle vostre iniziative, eh, questa eh, è di qualche mese fa, giusto? Sono... Sì, eh, abbiamo visto un'inaugurazione mm. di un'attività di rinnovo delle attrezzature grazie ad un sostanzioso contributo della Regione Piemonte che a fronte della nostra richiesta di poterci supportare maggiormente in quella che è l'attività di trasporto e di distribuzione ha dedicato un grosso finanziamento al Banco Alimentare del Piemonte così come anche ad altre associazioni che come noi si occupano di recupero di cibo affinché potessimo rinnovare per esempio quel camion che abbiamo visto all'inizio che, che è un un anello importante per la possibilità di recuperare presso i nostri donatori quantità di cibo rilevanti, anche importante da un punto di vista del potere nutrizionale. Ecco, un anello importante appunto sono queste strutture, sono le persone anche, che eh, sono davvero tante eh, con, insieme a voi. Sì, la nostra attività si svolge grazie e direi in modo importante alla supporto di tante persone, persone che hanno dedicato del tempo e dedicano tuttora del tempo importante alla, alla nostra missione. Sono persone che sottraggono magari del tempo alla famiglia, agli affetti, al proprio tempo libero e fanno i volontari oramai da noi danni. Da Ci sono volontari che sono con noi da oltre dieci anni e continuano in perterriti nonostante l'avanzare dell'età, a svolgere un servizio fondamentale. E tutta l'ammirazione va nei loro confronti. Devo dire che io quando sono in magazzino li guardo e eh, spesso mi chiedo se ognuno di noi sarebbe capace di altrettanto generosità. Eh certo, è proprio così. E, eh, vediamo qui anche il logo per i vostri 30 anni. Come festeggerete questo importante anniversario. Beh, abbiamo pensato di dedicare il più possibile tante attività, anche attività speciali, che durante l'anno si rincorreranno, si riproporranno. Non ci sarà un momento unico, unico, un clou, ma tante grandi e piccole, anche sparse nei territori, iniziative che in qualche modo ricordino questo, questo anno. Il trentesimo viene festeggiato dal 1 gennaio fino al 31, al 31 dicembre. E uno è una maniera per tenervi anche sempre attivi, che è quella delle camminate, che eh, saranno ogni giovedì fino al 4 maggio, se non sbaglio, ma le lascio spiegare. Sì, ehm, tutte queste attività sono un po' l'insegna del fare insieme ad altri, in qualche modo trovare dei compagni di strada con cui svolgere un pezzo di strada insieme. Ognuno con la sua particolarità, col suo DNA, con un'associazione che si occupa in modo specifico di trekking anche di livello, ehm, abbiamo messo in piedi una serie di passeggiate, Passeggia. camminate in parchi, in luoghi belli dove poter mh, svolgere un'attività fisica ma anche stare insieme. E le abbiamo dedicate appunto al banco alimentare. Parte dell'iscrizione va... A coprire dei costi organizzativi e il resto va al banco alimentare. Quindi mh, mi lasci dire, ogni tot passo fatto durante questa camminata può contribuire a trasformarsi in un pasto che viene poi da noi distribuito e donato. Ecco, vediamo la prossima, sarà giovedì a Stupinigi. Sì, eh, tutti i giovedì per uh, qualche mese ci sarà questo appuntamento, c'è la possibilità di iscriversi. Tranquillamente basta andare sulla nostra pagina Facebook e partecipare con noi a questo momento che vuole essere prima di tutto di conoscenza, ma anche di vita insieme in un contesto bello, come può essere il Parco della Mandria, piuttosto che stupidigi. Sono tutte ovviamente passeggiate eh, aperte a tutti, fattibili. Quindi... Famiglie, bambini, Famig sono cose molto semplici. C'è l'assistenza di alcuni. Trainer che ci aiutano e che fanno in modo di graduare e calibrare la camminata in base anche alle possibilità e alle capacità dei singoli partecipanti. Veramente rivolto a tutti. Ecco, e poi ricordiamo appunto anche questo aspetto della solidarietà anche in questa iniziativa. Due pasti vengono offerti con la quota di iscrizione. Esatto. Ogni... Sì, in qualche modo è un principio che ripercorre quello che per noi è un po' uno slogan. Un, uh, il banco alimentare è il perno di un sistema che costa poco a tanti soggetti, ma per un grosso beneficio che è quello di poter aiutare, in questo caso parliamo della regione Piemonte, qualcosa come quasi 110.000 persone. 110.000 persone appunto che hanno eh, bisogno, sono in difficoltà e, eh, e grazie a voi e, e grazie alla rete che eh, voi, perché prima eh, diceva eh, appunto voi cercate sempre anche partner, anche perché voi lavorate proprio in rete, questo è il vostro metodo Certamente. di lavoro. Eh, noi non distribuiamo direttamente alle persone, sarebbe impensabile certo. raggiungere 100.000 persone, ma lo facciamo grazie a delle strutture, a delle associazioni, a tanti soggetti del privato sociale, parrocchie, club, gruppi di boy scout piuttosto che di qualunque estrazione culturale o di appartenenza anche religiosa, purché svolgano un'attività gratuita verso le persone in difficoltà. Dicevo tante strutture di questo tipo, sono 564 in tutto il Piemonte, che periodicamente, tutti i mesi, possono ritirare Posso. da noi dei beni per poi distribuirli alle persone che hanno in carico. Che hanno davvero bisogno. Una delle vostre iniziative più conosciute è ovviamente la colletta alimentare e noi, prima di parlarne, volevamo vedere un po' com'era andata l'ultima, quindi con questo servizio realizzato a fine novembre dello scorso anno, dopo la colletta da Daniela Sollazzo per il telegiornale. Vediamo. Sabato 26 novembre si è tenuta la 26esima giornata nazionale della colletta alimentare. In Piemonte oltre 12.000 volontari hanno prestato servizio in 1386 punti vendita per invitare a donare prodotti a lunga conservazione. Nel 2021, grazie alla colletta alimentare, sono state raccolte 7.000 tonnellate di cibo e di queste 548 tonnellate solo in Piemonte, un quantitativo equivalente a più di un milione di pasti. A livello nazionale sono state 85.000 in più le richieste ricevute che hanno fatto salire a 1.750.000 le persone aiutate. In Regione Piemonte i numeri mostrano una sostanziale stabilità con un numero di assistiti nel 2022 in linea con quelli dell'anno scorso, vale a dire quasi 110.000 persone. Per me come assessore alle politiche sociali è importante essere qui oggi per dare un segnale di attuazione. Al mondo del volontariato che eh, fa tantissimo nella nostra città e quindi ho voluto partecipare alla giornata della colletta alimentare. E noi facciamo il nostro dovere di solidarietà come cittadini e cittadine pagando le tasse. Però possiamo fare anche di più, chi di noi ha la possibilità oggi facendo la spesa in modo che le associazioni di volontariato poi possano distribuire eh, i beni eh, necessari alle famiglie, alle persone più in difficoltà. Quindi grazie a tutte le volontarie e volontari e grazie al Banco Alimentare di quello che ha organizzato, non è il primo anno e di quello che continua a fare per la nostra città e per tutta eh, la nostra regione. Di fronte ad un incremento di richieste d'aiuto importante. Quindi è una sollecitazione che prendiamo a continuare a fare bene e invito tutti i cittadini a dedicare un pezzo della propria spesa a qualcuno che in questo momento è in difficoltà e anche nella nostra città purtroppo sono tanti. Abbiamo sentito anche le sue parole proprio a fine di quella giornata, che è un evento importante anche per dare visibilità, che però ricordiamo la vostra opera dura poi tutto l'anno. Sono in aumento le persone che chiedono, che hanno bisogno? Certamente c'è un inizio di picco, di impennata del bisogno e delle richieste. Um, se lo paragoniamo a quanto abbiamo vissuto con la pandemia, è paragonabile, anche se oggettivamente la situazione, a parte l'aspetto prettamente sanitario, che drammaticamente sì, sì. abbiamo visto tutti, um, ha una, un elemento di preoccupazione in più. Durante la pandemia, la richiesta di aiuto, in particolare di aiuto alimentare, è stata con un innalzamento forte e immediato. Ma poi nel tempo si è riassorbita questa domanda. domanda. Perché molti magari erano rimasti senza lavoro. Senza rimasti. lavoro, ma dopo qualche mese, con la ripresa delle attività produttive, con la riapertura della città, delle fabbriche, dei negozi, quella domanda in qualche modo è stata riassorbita. Oggi temo, e ci sono tutti i segnali, che questa, questa domanda sarà destinata a durare per durare molto molto nel tempo di pari passo peraltro con quei segnali che vediamo di crisi economica che fa sì che tante persone che fino a ieri non immaginavano neanche di doversi certo. trovare in una situazione di difficoltà e di bisogno drammaticamente oggi sono magari a fare la fila per ottenere un pacco dalla banca alimentare ecco quindi eh, L'invito è anche sempre ad aiutare sempre eh, di più, forse anche alle istituzioni, ad essere eh, presenti in, in questo. Certo, l'esempio un, una... che abbiamo visto prima delle istituzioni è significativo. Uh, hanno un'attenzione, hanno avuto sempre nell'arco di tutta la nostra storia un'attenzione a quanto noi facevamo e oggi svolgiamo come... Supporto quello che è giustamente è un compito prioritario e primario delle istituzioni, cioè i bisogni dei cittadini. Cioè. Ma è indubbio che tutte le istituzioni a vari livelli, dallo Stato fino alle istituzioni locali, riconoscono un principio di sussidiarietà utile, direi indispensabile, svolto dal Banco Alimentare e soggetti come noi. Sì, sì, è fondamentale eh, appunto questo. Aspetto. Il 10 febbraio, adesso parliamo di un'altra data, eh, c'è però anche un'altra importante eh, scadenza che riguarda il servizio civile universale e c'è la possibilità di svolgerlo anche eh, lì da voi. Eh, il progetto è Da Spreco a Risorse. Di che cosa si tratta? Beh, è una proposta che facciamo ai giovani. Oramai da un po' di anni questa attività è particolarmente sensibile. Sentita da parte di giovani ragazzi che vogliono iniziare dopo magari un percorso di studi un'attività lavorativa in un modo un po' particolare, mettendosi al servizio della comunità. Il servizio civile svolto al Banco Alimentare può permettere proprio questo: entrare in un'attività lavorativa produttiva vera. Da noi si lavora quotidianamente in modo importante perché l'attività di magazzino è una cosa anche impegnativa sotto molti punti di vista, e nel contempo però affacciarsi a quella attività di sguardo e di attenzione al mondo della, di chi è più sfortunato e quindi della solidarietà, che altrimenti potrebbe essere un'occasione persa. Quindi invito veramente tanti ragazzi a pensare a questa attività, c'è ancora tempo qualche giorno. Iscrivetevi e venite a vedere come fare anche un'attività di formazione in un campo importante come quello del sociale. Ed è in collaborazione con gli asili notturni, asili giusto notturni. Umberto? Primo e eh, quindi diciamo un po', allora è rivolto ovviamente come il Servizio eh, Civile Universale ai giovani tra i 18 e i 28 anni. Esatto. Eh, c'è una remunerazione anche. Sì, c'è una sorta di remunerazione, vado a memoria sui 400, 440 euro affinché in qualche modo ci sia la possibilità di affrontare anche le spese di trasporto o qualche piccola spesa, Prima. ma non va visto tanto in certo, termini di lavoro retribuito quanto alla possibilità di fare un'esperienza vera, lavorativa, ma anche umana e sociale, importante, e che certamente arricchisce la propria personalità, oltre che anche la propria esperienza e curricula da un punto di vista di presentazione nel mondo del lavoro. Ecco, quindi diciamo un giovane che perché dovrebbe scegliere proprio questa realtà, ribadiamolo. Perché è la possibilità veramente di affacciarsi. A tematiche proprie del mondo del lavoro. In modo operativo, anche. In modo operativo, operativo la logistica, ma... la distribuzione, la programmazione, tutto quello che è l'attività di eh, ingresso e uscito dal magazzino si potrà vedere e sperimentare dal vivo. Ma dall'altra anche un arricchimento personale: eh, poter dedicare del tempo lavorativo ad una realtà sociale è certamente un'esperienza che in alcuni casi può anche diventare poi una prospettiva di lavoro. Alcuni ragazzi che oggi lavorano in modo fisso da noi o in altri banchi alimentari l'hanno conosciuto proprio grazie a questa esperienza. Benissimo, quindi ci si... la domanda va fatta online? Eh... Va fatta o sul sito del volto del centro del servizi, volto. o molto più semplicemente si va sulla nostra pagina Facebook e lì ci sono tutte le indicazioni. Non ultimo si dà un colpo di telefono al banco e qualcuno potrà dare indicazioni per poter accedere a questa importante opportunità. Quindi appunto, ricordiamo ultimi giorni per accedere proprio a questa eh, opportunità. Parliamo ancora, eh, siamo in chiusura dei 30 anni, eh, abbiamo detto che non ci sarà un evento eh, unico ma ci saranno diverse iniziative, eh, avete in programma però forse una mostra. L'idea sì. di fondo che stiamo sviluppando in questi, proprio in questi giorni è di fare una mostra fotografica da offrire alla città con un tema ovviamente a noi caro, che è quella della povertà, ma non per metterla in mostra, ma quanto per dare alla sì. cittadinanza la possibilità di vedere le possibili risposte, i tentativi di risposta anche attraverso sì. il Banco Alimentare e le associazioni che con noi collaborano a questo tema importante che tocca anche la nostra città. Benissimo, allora, quando poi ci sarà una data e un luogo simbolico anche eh, per la mostra noi lo riferiremo. Assolutamente eh. verrò qui a raccontarvelo Benissimo, io la ringrazio davvero della disponibilità anche eh, tutte le volte per raccontare questi temi fondamentali. Eh, buon lavoro. Allora, grazie, grazie ancora. Eh, buon lavoro a lei e a tutti, a tutti i, voi. i volontari. E ringrazio anche i nostri telespettatori per essere stati qui con noi questa sera. Vi do l'appuntamento a domani alle 23. Una buona serata a tutti.